Sì, ma non è che devi essere così pessimista. Una rondine non vola solo e sempre a primavera. Ma è. Allora, visto che siamo sul filosofico, io ti cito Platone. Ma lascialo perdere quel Platone lì che ti ha pure lasciato, va. Questo è fuori. Platone. Il simposio di Platone. Il mito delle metà, lo conoscete? Sì, una volta me lo ricordavo bene, adesso. Ho letto qualcosa, qualche pagina. Ho capito. Allora, secondo Platone, l'uomo una volta era così, come questa mela. Perfetto. Bastava se stesso ed era felice. Non c'erano distinzioni fra uomini e donne. C'erano soltanto questi individui perfetti e felici. Solo che un giorno, Zeus, che era geloso della loro perfezione, e da quel giorno l'uomo ha cominciato a cercare disperatamente la sua metà, perché senza di lei si sentiva incompleto, infelice. Solo che per quanti tentativi facesse, non riusciva mai a trovare la sua metà esatta. E non ce la fa tuttora. No, perché praticamente è impossibile trovare la propria metà, riconoscerla. Ci vorrebbe un miracolo.